Irene, buongiorno. Buongiorno. Irene Cinelli. Hai appena finito un corso, sì. Però in realtà questo corso lunghissimo non ci interessa. Sì. Alla fine del corso eravate diverse ragazze, avete fatto un progetto, sì, che a questo punto possiamo dire è operativo, è da rendere operativo, sì, per la promozione del territorio di Pistoia. E? L'evento si intitola Per Filo Per Segno, è un progetto di evento che abbiamo ideato, che vuole far rinascere e rivivere alcuni dei luoghi chiusi oggi al pubblico, che sono i vecchi chiostri presenti nella nostra città, in abbinamento con un'arte, l'arte ricamatoria, che è una delle arti tradizionali del territorio della Pistoia, ma di tutta la provincia. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una o due giorni di eventi che facciano rivivere questa arte in una chiave anche moderna, un'accezione anche moderna. Cioè, il nostro obiettivo è quello di far capire ai giovani che è possibile avere delle opportunità di lavoro anche con il ricamo. Non si ricama più con l'ago e il filo, ma lo si fa anche con il mouse, sono tutte le applicazioni del mondo del 3D, del digitale. In questi due giorni si alterneranno nel nostro progetto degli eventi rivolti appunto ai giovani, mettendoli in contatto con ragazzi del territorio pistoiese che sono oggi dei professionisti affermati nel mondo ad esempio della sartoria, ma con professori, docenti in grado di illustrare quelle che sono le forze presenti sul territorio legate a questa arte, e poi degli incontri di tipo più culturale legati ad un target più adulto, con un escursus storico di questa arte, dalle tradizioni alle origini fino ad oggi, con un incontro con autori di numerosi libri su questa tradizione. Quindi diciamo una Pistoia anche nascosta, per alcuni aspetti anche scomparsa, da mostrare ai pistoiesi ma anche ai turisti. Ma anche ai turisti, certo, perché durante questi due giorni ci saranno anche dei laboratori per i giovani, dei laboratori anche per i bambini, perché vogliamo far sì che anche le famiglie possano prendere parte, quindi mentre i bambini fanno il laboratorio i genitori possono prendere parte agli altri incontri. Ecco, un progetto evento già diciamo chiave in mano, pronto da essere lanciato, dal marketing alle location, alle presentazioni. Noi abbiamo redatto un progetto appunto chiave in mano, che nel caso di sponsor, che possono essere aziende, enti, associazioni, reti di imprese, noi possiamo realizzarlo, ovviamente riprendendo tutti i contatti, se in alcuni casi migliorandolo, ma comunque il progetto esiste dall'A alla Z. Ecco, io so che voi siete stati anche addirittura in Spagna per analizzare queste potenzialità anche del nostro territorio, ma esiste un mercato che possa essere attratto da questa iniziativa, da questo evento? Sì, noi siamo stati a Barcellona, l'ITM, che è la fiera internazionale per il turismo, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi come i paesi si promuovono, come fanno delle loro arti, delle loro bellezze, delle loro tradizioni, i loro punti di forza, proprio per attrarre sul territorio un turismo che esiste, sia un turismo di eventi, un turismo fatto di persone in grado di creare un bacino per professionalità come le nostre, e quindi siamo rimaste anche colpite dal grande afflusso di persone a questa, sì, una fiera internazionale, ma veramente centinaia di persone in continuazione, e quindi abbiamo fatto un po' nostro questa esperienza e l'abbiamo riversata nel nostro progetto. Perfetto, allora per chi volesse avere maggiori dettagli su Per Filo e Per Segno, il progetto per promuovere in modo anche emozionale il territorio di Pistoia, può contattare anche tramite la nostra redazione, certo, Irene Cinelli o le altre corsiste. Le altre corsiste. Bene, grazie, ciao Irene. Ciao.